But even as we work with Congress, I'm not going to wait to take action to help American families. I'm doing everything within my power by executive orders to bring down the price and address the Putin price hike. In fact, we've already made progress since March inflation data was collected. Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide in a half a world away. To help deal with this Putin price hike, I've authorized the release of 1 million barrels per day for the next 6 months from our Strategic Petroleum Reserve. This is by far the largest release of our national reserve in history. Saranno mesi importanti anche per la possibilità di avvio di negoziati da parte della Macedonia del Nord con l'Unione Europea. Io credo che non si può più ritardare, so benissimo che tutto il popolo della Macedonia del Nord ha un sogno, che è quello di poter entrare nell'Unione Europea, e noi questo sogno come europei non possiamo tradirlo. Non dobbiamo mai dimenticarci che il nostro obiettivo finale è la pace e nient'altro. Quindi oggi qui dobbiamo, nel linguaggio, in quello che diciamo, in come ci esprimiamo, esprimere sempre una politica che guardi alla pace, all'inclusione e all'integrazione, e ora ad un cessate il fuoco immediato in Ucraina. Buona Pasqua a tutti, eh? Buona Pasqua, buona Pasqua. Ci arrendiamo. Abbiamo incontrato, come centrodestra di governo unito, il Presidente del Consiglio, al quale abbiamo ribadito l'importanza di non aumentare la pressione fiscale nel nostro Paese. È stato un incontro, a nostro giudizio, positivo. Cominciamo a lavorarci adesso. L'importante è che ci sia certezza che nessuno pagherà un euro in più sulla casa, sul suo conto corrente, sulla flat tax, sulla cedolare sugli affitti. In questo momento, anzi, bisogna trovare soldi da restituire alle famiglie, ad esempio rinnovando lo sconto benzina. A Roberto, che prende adesso il testimone della presidenza, ti anticipo che sarà un'esperienza molto anche divertente, un'esperienza di piena immersione. Una nave che ogni volta, ogni 6 mesi, cambia capitano, quindi in questo momento il timone passa a Roberto Tomasi. Quindi, Roberto. Rappresenta per Autostrade per l'Italia un punto importante, che riconosce anche il grande lavoro fatto insieme con Elis e insieme con tutte le aziende che hanno partecipato in questi anni. Rappresenta anche una sfida che cogliamo con grande piacere, complessa, perché vogliamo impostare il sapere come centrale nello sviluppo del Paese. C'è un eccesso di utilizzo dei voucher del 20% dal giorno dell'ispezione, e questo utilizzo si mantiene poi costante. Quindi, come dire, dall'oggi al domani l'azienda che riceve l'ispezione esprime una domanda di lavoro superiore del 20%, ma il giorno prima non ce l'aveva. È strano ovviamente che questa possa essere considerata una commessa improvvisa che arriva, anche perché è diffusa. Quindi effettivamente c'era un utilizzo molto importante, improprio, di altre forme di lavoro che vengono in qualche modo poi ad essere sostituite dall'utilizzo del voucher stesso. I colori del vino, i colori della pace. Lanciamo un messaggio di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino come donne Coldiretti e come donne dell'agricoltura. Siamo donne per le donne. Donne Coldiretti per la pace.